Ciao a tutti ragazzi, sono Marco da Lavigno, 3 km da Anzio in provincia di Roma. Un saluto a tutte le persone che probabilmente mi vedranno e perciò un saluto a tutte le persone, gli amici che guardano Surfcasting TV. Allora, oggi ci stiamo preparando, siamo in piena primavera, le giornate sono bellissime, comincia a uscire il sole. Mare calmo, increspato, insomma, diciamo che possiamo cominciare a fare qualche uscita mirata alla pesca alla marmora e in questo special modo faremo un'uscita di pesca mirata specifica alla pesca all'orata, se esce, speriamo. Allora, noi intanto prepariamo le cose basilari della mia pescata di domani. Intanto questo, che comunque è fuori, indubbiamente fuori argomento, io però dico sempre, in qualsiasi periodo dell'anno, che sia febbraio, che sia aprile, che sia marzo, che sia luglio, agosto, portiamoci sempre due o tre cavetti preparati, col cavetto d'acciaio, un bel amo per l'innesco del vivo. Non preoccupiamoci se siamo fuori periodo o nel periodo, perché comunque il mare riserva sempre belle sorprese, come ci riserva amari cappotti. Perciò noi ci prepariamo sempre due bei terminali col cavetto d'acciaio. Indubbiamente, capitasse la prima marmora anche di taglia, di bella taglia, sicuramente la prima marmora verrà innescata. Ci portiamo una tre pezzi molto, molto potente, abbinata a un rotante con un 35 dentro, ma questo lascia il tempo che trova, anche un buon fisso con un 30 con 28 dentro fa al caso nostro. Eliminiamo il discorso, che c'entra relativamente poco, della pesca col vivo e il calamento in acciaio. Allora, la nostra pescata indubbiamente si baserà, la mia pescata si baserà, per cercare di sondare tutto quanto, sulla media e lunga distanza, e ci portiamo anche una canna molto leggera di grammatura per provare nel bottagone, cioè nello scalino tra la battigia e la prima secca, perciò una distanza molto molto ravvicinata. In questi casi io consiglio sempre di usare mulinelli, per quanto riguarda la lunga distanza, mulinelli di taglia 10.000, bobine molto ampie, e poi indubbiamente a proprio piacimento è l'imbobinamento del filo. Noi oggi stiamo con un 16 sulla canna per la lunga distanza, che poi ne ritorneremo a parlare, e stiamo con dei buonissimi 20 per la media e per la distanza più vicina. Allora, noi oggi ci porteremo, parte una vastità diversa di travi, ma di base i nostri travi saranno tre. Quello per la cortissima distanza, adesso non c'è il bracciolo, perché l'unica cosa che verrà messo su questo trave in separata sede è il bracciolo, lo monteremo direttamente in spiaggia vedendo le condizioni meteo marine. Noi qui comunque abbiamo, personalmente preparo un trave lungo 3 metri, micro perline in vetro piccolissime incollate con la suddetta colla fatta apposta, girelline piccole misura del 22, anche perché dicevamo le girelline del 22, perché comunque le girelle più sono piccole e più sono funzionanti per quanto riguarda
la rotazione della suddetta. Perciò ci troveremo un trave lunghissimo, il trave è leggermente suddimensionato per la distanza che porteremo, il trave è di un filo del 38 in fluorocarbon, sicuramente per tirare 100 grammi a 50 metri non serve un 38, però noi ci siamo messi un 38, trave lungo 3 metri, a cui verranno montate dei braccioli lunghi 180-190 cm, probabilmente anche 2 metri. Sicuramente non ci saranno pop-up, non ci saranno zatterini, non stiamo cercando pesci de galla o che cosa, stiamo cercando comunque nel sottocosta sicuramente la marmoretta, la marmorozza, se ci avremo un piccolo frangente, un bottacone, arriva probabilmente la spigoletta di piccola taglia in mezzo alla schiuma. E invece per la media e la lunga distanza ci prepariamo per il discorso dell'orata. Questo è il nostro trave per la media distanza. Io personalmente intendo a precisare, non sono né un garista né un agonista, pescatore sicuramente per diletto e per piacere, però per praticità utilizziamo giustamente i travi, che i travi comunque, ecco, vengono dal mondo dell'agonismo, sia per praticità che per velocità di intercambiare una tipologia di trave o l'altro. Io personalmente tutti i travi li seguo in questo modo. Allora, con questo tireremo con una canna con una ripartita di 150 grammi, non una ripartita rigida, tutt'altro, ma una signora ripartita da pesca, navetta innestata in carbonio pieno, molta sensibilità di punta, un trave del 50, il classico trave a due girelle. Io faccio travi lunghi 2,20 m, perché comunque nel lancio uso un drop molto lungo anche in ground, ma anche fosse inside indubbiamente il pendolo non è tra i miei lanci da pesca. Avremo un drop quasi all'altezza del mulinello, perciò noi avremo un trave lungo 2,20 m, il classico trave, una perlina a 11-12 cm dal moschettone e l'altra perlina con girella vicino all'asola per l'attacco dello shock leader. Di solito io parto pescando con un solo bracciolo, indubbiamente tra girella e girella noi abbiamo 2 metri, perciò noi ci possiamo permettere di pescare fino a 1,90 m senza pericolo che l'amo si vada a impicciare su quest'altro snodo. Indubbiamente con eccessiva presenza di pesci, che sto periodo è il problema, non c'è, non faremo altro che accorciare il bracciolo sotto, unire al volo un bracciolo qui sopra e avremo una paratura a due braccioli. Noi comunque partiamo per la media distanza, che si può oscillare comunque tra i 100, 110, 120 metri, piombo finale, una bandiera a 12 cm. Tendenzialmente uso fili più sottili, noi partiamo con un trave, questo comunque partiamo con un trave del 22, con un trave del 22, un amo specifico che dopo andremo a vedere, un amo specifico diciamo per l'orata, del numero 4, io eviterei ami troppo piccoli, nel senso quello che pia pia. Indubbiamente anche solo una marmora da 100 grammi su un amo del 4 mangia e ci si attacca. Però se è possibile cerchiamo di fare leggermente una tipologia di pesca selettiva, diamo la possibilità ai micro pescetti di andare per conto loro e noi cerchiamoci il pesciotto d'Italia. Perciò questo è il classico trave a bandiera con l'attacco basso per la 150 a media distanza. Passiamo al terzo. Adesso i travi sono tutti preparati, sono tutti finiti, vediamo se la prossima volta abbiamo un po' più di tempo.
e faremo un filmato specifico sull'assemblaggio dei travi, su quello che parte dal pezzo di filo che sta dentro la bobina, all'incollaggio dei perline, alla girella e a tutto quanto. Oggi i travi erano pronti e parliamo solo e esclusivamente del sistema pescante che useremo domani. Terzo trave per la terza canna per la lunga distanza, lunga o lunghissima, ognuno la chiama come vuole. Per me lunga distanza è il massimo della distanza mia personale. Allora, se lo spostiamo, terza canna, abbiamo una 170 grammi, la useremo con 150 grammi in ground. Indubbiamente è una canna molto prestante, perdiamo pochissimo in sensibilità di punta, probabilmente non è la canna specifica per vedere la mangiata delle marmorotte da un etto e mezzo, ma non è quello che noi andiamo a cercare domani. La nostra speranza è che o passiamo una bella giornata e prendiamo un po' di sole, o passiamo una bella giornata e mentre prendiamo un po' di sole se portiamo a casa pure una ratella. Allora, 170 grammi, trave del 65, questo è un trave clippato a sgancio rapido con l'impatto dell'acqua. Il sistema di montaggio lo spiegheremo la prossima volta. Comunque abbiamo un crimps, uno stoppettino, una perlina, una molletta che fa da ammortizzatore, perlina, girella, perlina. Ecco il nostro bracciolo e fa questo sistema ammortizzato. Perché usiamo questo sistema? Perché a valle del nostro trave abbiamo una situazione del genere. Questo è un moschettone particolare. Qua viene alloggiato il piombo e qui abbiamo una linguetta di plastica. Che cos'è questa linguetta di plastica? È l'alloggiamento del nostro amo con l'esca che metteremo in tiro con la molletta che abbiamo visto prima. E qui avremo il piombo. Ecco qua il nostro trave. Come vedete ci si alza questa linguetta di plastica. Che cosa succede? Il momento del lancio, il momento che il trave impatta con l'acqua, l'impatto con l'acqua sgancia il nostro amo. Perciò non avremo più un bracciolo lungo 2 metri con un'esca che ci svolazza, che come tutti sappiamo un bracciolo così lungo e con un'esca voluminosa ci ruba circa 10 metri sul lancio. Perciò con questo sistema cerchiamo di guadagnare qualche metro di più. Un piccolo particolare, ma importantissimo: questo sarà il nostro bracciolo finito. Che succede? Non è un bracciolo normale e liberissimo. Abbiamo dovuto mettere uno stoppettino di gomma e una perlina di dimensioni ragionevole, che poi andrà spostato fino a toccare l'esca che noi metteremo sul bracciolo. Per quale motivo? Il motivo è semplice: quando noi lanciamo un caramento da pesca normale con la bandiera libera, il momento che noi lanciamo, l'amo sta al contrario del piombo, perciò l'esca con la velocità del lancio e l'attrito dell'aria, l'esca viene schiacciata verso l'amo. Con questo tipo di calamento è assolutamente il contrario. Noi qui abbiamo il piombo. Il momento che noi lanciamo, la forza del vento e l'impatto con l'acqua ci manderebbe l'esca fuori dall'amo e ce la spingerebbe al centro del bracciolo. Con questo stoppettino e questa perlina noi lasceremo l'esca al giusto posto. Il momento che impatta con l'acqua abbiamo lo sgancio del trave. Questi sono i travi che personalmente userò domani. Faccio un salutone a tutti, pochi o tanti che mi stanno guardando, un saluto a tutte le persone che seguono Surfcasting TV.
Ciao a tutti quanti, domani ci andiamo a fare questa benedetta pescatina e speriamo di rivederci, oltre che un po' abbronzati, con qualche pescetto. Ciao a tutti, ciao belli!